Stefano Garzelli, vincitore del Giro d'Italia 2000 e oggi commentatore sportivo, ha percorso la tappa Basso L'Aquila, che si correrà il 17 maggio prossimo, la settimana del Giro d'Italia 2019, edizione numero 102 della Corsa Rosa, per fare una ricognizione con la troupe della RAI. L'atleta lombardo ha realizzato una serie di servizi filmati commentando il percorso. È una tappa significativa, sulla carta è adatta alle fughe, ma molti corridori vorranno provare a giocarsi la vittoria del finale. Io penso che tanti corridori di primo livello, da finisseur o anche gli stessi uomini che si giocheranno la vittoria del giro, vorranno provare, perché è un finale spettacolare, questa salitella che c'è prima dell'arrivo, sono 2 chilometri dove già la stanchezza potrebbe far sì che qualcuno possa provare la discesina e poi l'arrivo, quei 1200 metri conosciuti, già affrontati nel 2005-2010 credo. E una tappa dipende, io non penso che possa arrivare una fuga, sarebbe bello magari vedere un corridore come il campione del mondo Alejandro Valverde, adattissimo un arrivo come quello dell'Aquila, provare a tenere la corsa col team Movistar e giocare tutto per tutto in un arrivo ristretto, un arrivo adattissimo alle caratteristiche di Valverde, il campione del mondo. L'asfalto è di grande qualità nell'ultimo tratto del percorso, tanto verde, e le suggestioni della città in rinascita accompagneranno i corridori della carovana. Parlando del suo ritorno all'Aquila, l'atleta Garzelli è rimasto molto emozionato. Le sensazioni sono sempre particolari dopo il terremoto. Ho avuto comunque ottime sensazioni, nel senso che sono rimasto colpito da come si è rialzata l'Aquila e tutto il territorio. Veramente avete fatto tante cose, ancora tanto lavoro da fare, però veramente complimenti a tutti. Garzelli, nella tappa del Giro d'Italia 2010, l'ultimo arrivo in città della Carovana Rosa, indossò una maglia con su scritto Forza L'Aquila. È stato meraviglioso rivedere la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, partenza e arrivo della Gran Fondo L'Aquila. L'Aquila è sicuramente una protagonista di questo Giro d'Italia, con un bellissimo arrivo e dopo 2 giorni, proprio con la Gran Fondo, competizione che è un esempio di sport e rinascita che tutti dovranno seguire. Ha commentato così Stefano Garzelli. Ma sono sempre ricordi, emozioni quando vedi queste cose. È bello rivedere sport, movimento, rivedere gente che crede nella rinascita anche con lo sport.